Ricarichiamoci, cioè ricarichiamoci, compriamo qualcosa. Prima di andare dobbiamo andare. Io comprerei ancora migliora. Ah, non c'è più quello della vita. Beh, miglioriamo l'IV. Poi il tuo corpo è in grado di contenere più IV, permettendoti l'utilizzo di un maggior numero di plasmini. Beh, certo. Ok. Però gli altri io non li prenderei. Perché... cioè, va bene così. Il tardi che oggi non mi interessa. Quello di congelarli. Vediamo, magari più avanti se ne fuori qualcosa di nuovo. Ok, se no compriamo quello che c'è. Va bene, allora direi che 6 e 5 va bene come quantità. Non comprare niente. E andiamo. Bussiamo. Sì, sono un po' distante. Sei riuscito a salvarti le chiappe? Hai qualcosa per me e la mia gente? Oh, sei solo in cerca di insulti. Rilassati un po'. Intanto io metto su un caffè. E magari tiro fuori l'argenteria e tutto il resto. Senza zucchero, grazie. Un piccolo avvertimento prima di entrare nelle Fisheries. Il vecchio Pici sembra onesto almeno quanto Giuda. Tieni gli occhi aperti. Ah, sì, sì, guarda, c'ho un mitra in mano. Nessuno entra in casa mia armato. Metti le tue armi nel tubo pneumatico e ti farò entrare. Appunto. Questo è il suo prezzo, allora dovrai pagare. Ma non può sottrarti i tuoi plasmini, vero? Direi di no. Vediamo. Cosa? Qua c'è. Oh, hacker vigile. Un altro pezzo forte della linea di tonici genetici Hacksmart. Hacker vigile disinnesca le trappole di sovraccarico dei sistemi di sicurezza, soddisfatto o rimborsato. Ah, ho capito, ho capito. Cos'è che faceva esperto di sicurezza? Ah, riduce la difficoltà e questo riduce. No, ma io lo metterei in banca. Teniamo così. Qui ok, qui non c'è niente. E niente, questo qua vuole che le metta lì le armi, porca troia. Vabbè, salviamo un attimo. Ok. E mettiamo le armi. Ah, però la chiave inglese posso tenerla. Ah vabbè. Ma sì, dai. Magari c'è qualcos'altro. No, c'era solo questo. E sono anche pieno. Ma guarda, fontaine. Però mi è chiuso dentro. Perché? Perché sta nebbia. Scommetto che quando il tuo capo è sgattaiolato via dall'inferno ha detto al diavolo che sarebbe tornato subito. E quello ha detto certo, Mr. Fontaine, le tengo il posto. Ryan ha giurato che Fontaine era polvere ed eccoti qui a fare il suo sporco. Quindi Ryan è un ballista e tu un... Ma non ho fatto niente, lo sta dicendo. Io devo andare a liberare la famiglia di quello là. Era nostro! Maledetto. Lanciati un altro, dai! Ma guarda te. Merda, lanciati un altro! Ah, merda. Forse dovrei semplicemente farli fuori e basta. Dove riparto? Qua. Bene. Eh già, sì. Capirla.
No, adesso vi do fuoco a tutti, eh. E la nebbia non c'è più. Ho preso il volo. È vero che non ho le armi, maledizione. Vabbè, no, no, meglio così, va. Tanto ricomincio da dove sono morto, cioè non è che... Sì, però non è giusto, dai. Adesso dove saranno finite le mie armi? Vai, buttati. Ok, uno è andato. Dai, tu ti ammazzo lo stesso perché mi stai sul culo. Tu e le tue bombe di merda. Dove vai? Aia. Ma c'è... L'attracco sottomarino veniva usato solo da contrabbandieri e ladri. È assai probabile che l'ingresso sia nascosto per tenere gli sbirri alla larga. Sì, non so se ti sei reso conto che magari... Sì, a parte che... Se ci penso un attimo, come fa a rendersi conto delle cose che mi accadono intorno a me se lui è chissà dove? Boh, vabbè. Ma a parte questo... non so se ti sei reso conto che... ci sono 10.000 persone che vogliono ammazzare, io non ho armi. Sono dettagli, eh. Questo qui... forse ha qualcosa. Aspetta. Sì, fuoco. Vediamo. Infatti mi serve a 2. Allora scusate, lo vai. Ecco. Tanto è, questo qua ne ha 2. Basta? Quindi c'è una telecamera da qualche parte. E dov'è? Dov'è? Au! Pure. Merda, 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 merda. Aia. Aspetta, faccio il giro. Oh. Ma è qui? C'è qualcosa qui? Aspetta, mi allontano. No. In questa città. No. Ancora vivo, eh. Potesse girare quella torretta. Ma dov'è? Madonna. Oh, almeno sta buona un attimo. Che cavolo. Dove cavo è la telecamera? Io non la vedo mica, eh. Eccola là. Che bello. Oh, dai, la giriamo. Che almeno mi ricarico un po' di vita, anche se poca. Ok. Vai. Ok. Adesso così. Così. Vabbè, no. Cavolo è. Aspetta, non la vedo. Ok. E voilà. Oh, c'è quella torretta di merda. C'è qualche altra telecamera? Mi sembra di no. Ah, però non ci arrivo. Aspetta. No, non vorrei. Si chiude questo? No. Forse, allora aspetta ad andare. Aspetta, aia. Aspettate che intanto ve lo ricarico e qua me ne prendo 2. Ecco,
poi qua non c'è niente. Potrei girare questo. Ciao, lo giro automaticamente. Prendo qualche kit, così avendo girato automaticamente posso prendere questo. E poi qui niente. Volevo prendere questa qualcosa. Bastarda. Ma qui credo che via. Banca genetica. Ok, no, basta, basta, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Prendo. Si chiuderà? Ah, non si chiudeva neanche. Oh, le mie armi. Vai, vai. Però tutti i proiettili che avevo. Niente, eh. Maledetti, mi hanno ciurato i proiettili. Allora, cosa tengo? Quello che è a pistola 6 su 7. Vabbè, tengo questo, dai. Quello cos'è? Ah, si possono potenziare le armi. Scegli un potenziamento. Ah, uno posso sceglierne. Ma allora, io questo direi di non potenziarlo per il momento perché comunque è abbastanza forte già di base. Anche il fucile a pompa comunque di danno fa. Allora, aumenta il danno, frequenza di fuoco. Ecco, no, magari questo qua farei. Perché ho dimensioni di caricatore della pistola, non farei niente. Danno della pistola. Potrebbe essermi utile, ma la pistola comunque non fa tanto. La mitragliatrice invece ha tanto di danno, almeno mi è sembrato, però ha molto rinculo, e il rinculo mi dà fastidio, si sente un po'. E io potenzierei questo. Perfetto. Oh, qui sono più preciso. Qua? Mitragliatrice, potrebbero essere proiettili. Adesso vedete non ho più proiettili. Ah, qua posso sbloccare la porta. Però aspettate, anche di qua. Fatemi vedere, c'è qualcosa. No, qui niente. Vabbè, allora, incominciamo dalle voci, che forse svengono da lì dentro. Pronto? Decisamente più preciso. Decisamente. Stava fermo. Così intanto mi ha sciolto con un po' di ghiaccio. Ok. Perfetto, facciamo. Ricarichiamoci un po'. Anche qua. Ah. Cosa hanno fatto a Fontaine? Cioè, è morto, così dicono, però. Vai, 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 vai. Ah, non ce l'ho fatta. Vabbè, allora dai, la giriamo in automatico, va.
Antiuomo, perfetto. Ah, un grimandello, quindi l'ho recuperato. Basta. E quindi adesso l'altro. Perfetto. Perfetto. Proseguiamo. Non puoi mollare. Fontaine ti troverà. Si fotta Fontaine. Tu non fotti Fontaine. Fontaine fotti te. Sì, abbiamo capito che anche Fontaine non è tanto meglio di Ryan, eh. Vabbè, qua non c'è niente. Questo si può distruggere o sciogliere. Vediamo. No, probabilmente si scioglierà. Infatti. Ok, nient'altro. Sì, ho sprecato due colpi, però vabbè. Così si fa. Da lì dovrebbe essere una passeggiata. Ci vediamo più avanti. Oh, era ora, eh. Cioè, vorrei conoscerti di persona. Covo dei contrabbandieri. Sì, poi lì. Sono appena fuori dall'attracco sottomarino, ma non riesco ad entrare. Ho bisogno di te per farlo. Oh Gesù, la mia famiglia sarà a meno di 100 metri da me adesso. Ma quelli lì erano quelli della foto iniziale, la famiglia di del protagonista. Alle proprio le visioni. C'è niente, no. Andiamo. No, direi che con i plasmidi e il resto sono a posto. Salviamo. Sempre meglio a girare, anche se magari non serve, si sa mai. Si era preso quella, vabbè, mettiamo così, 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 ok, perfetto, manca uno. Ottimo. Io l'alcol cerco sempre di evitarlo, perché mi pare che è quello che aumenta lì ma diminuisce la vita. Io preferirei aumentare sempre la vita quando è possibile. Siamo in una grotta. Pistola. No, questo qui è solo alcol, inizio. Trovate questo momento. Usa l'interruttore su nella cabina di comando e fammi entrare. Credo sia ora di stringerci la mano e fare conoscenza. Sarebbe ora, cioè, parlo sempre tramite radio. Te la sei spassata, ma ora basta così. Se premi quel pulsante, imparerai cosa significa essere davvero mio nemico. Addirittura. Che finora, cioè, mi è venuto di tutto, non so. Lì c'è il pulsante, ma aspettate un attimo. Posso un attimo guardare qua cosa c'è, giusto
esplorare un attimo, eh. No. Ho passato la mattinata a parlare con la scienziata Crook. È emotivamente segnata, certo, come tutti gli ebrei scampati ai campi di concentramento. Ma non è pazza. Mi farà guadagnare tanto di quel grano da far sembrare Ryan un miserabile. Le servono solo dei rifornimenti per mettere in moto la macchina. E un amico che le guardi le spalle. Basta. Sottomarino. Senti la mia famiglia nel sottomarino? Riesci a sentire qualche rumore? No. Poi perché nel sottomarino, cioè? Tutti i posti che ci sono, e poi c'è. Io la famiglia l'avrei tenuta vicino. Cioè, l'avrei rapita, tenuta vicino a me. So, sottomarino. Bah. Qua sembra però che non c'è niente. Arcadia. Vabbè, andiamo ad attivare sto pulsante, questa leva. No, vabbè, se questo alcol ovunque. Teniamo il fuoco che proprio ci servirà di sicuro. E attiviamo. Quello lì? Sto venendo a prendermi. È così buio qui. Se solo il tuo amico riuscisse ad alzare lo sguardo e vederti, forse potresti avvertirlo. Ho visto. Sono dappertutto. Non ce la faccio, devo impiegare. Tira fuori la mia famiglia e ci incontreremo appena possibile. È un aperto. Adesso c'è il delirio. No, la cosa. Ecco. Ok. Avanti il prossimo. Coso tutto. Dai, venite su, venite su. No. C'è il bordello. Non vedo. L'ho presa? Sì che l'ho presa. Altro, altri qua. Ce n'è un altro. Perfetto. Poche fiamme, andiamo. Non è che c'è qualcuno? Prendiamo un altro, va. Sotto io? Non credo.
rompi come un assassino e poi cerchi di sgattaiolare cuori come un ladro. Tu non sei un agente della CIA. No, infatti. Chi sei? Perché sei venuto qui? Ci sono due modi per trattare un mistero. Svelarlo o eliminarlo. Potevi chiedermelo prima, te l'ho già detto prima. Me lo chiedevi, ti dicevo chi ero. Cioè, voglio dire, non so. Esci subito e va all'Arcadia. Gesù Cristo. Non lo so, sto bordello. Chi sei, chi sei? Sì. Incontriamoci, te lo dico, voglio dire. Vabbè. Basta, non c'è più niente qua. Tutto distrutto. Un po' di roba. Torta alla crema. Inizia, cos'è? Sembra più una merendina. L'irlandese mi ha proposto un accordo. Io gli do Fontaine e me ne vado di qui. Semplice. Come faccio a sapere che quel grasso bastardo non è un uomo di Fontaine? Come faccio a sapere che non sono tutti uomini di Fontaine? Fontaine ha l'Adam e tutti lo vogliono. Ma ce ne sono chiacchiere e bei vestiti. Anche qui sotto. Qualunque idiota riesce a capire da che parte tira il vento. Arcadia. Sono venuto in questo luogo per costruire l'impossibile. Tu sei venuto qui per rubare ciò che non avresti mai saputo costruire. Un unno sbalordito alle porte di Roma. Persino l'aria che respiri viene dal mio conto. Respira a fondo, così più tardi potresti ricordarne il sapore. Raggiungi la battisfera a Rolling Hills, ti porterà dritto nella tana del lupo. E allora faremo i conti una volta per tutte. Colla. Che roba strana. Non c'è niente. Vabbè. Andiamo.